L'ultima volta che abbiamo festeggiato San Barnabè era nel 1992. Adesso non si fa più, per molte ragioni. Però siamo ancora qui. L'ottimo documentario riesce a creare un ponte delicato tra due comunità che vivono agli opposti dell'oceano. Stiamo parlando di Larino, in provincia di Campobasso, e Montreal. I preparativi per la festa di San Pardo sono il pretesto per un confronto attento tra realtà e generazioni differenti. La vita rurale e quella urbanizzata si incontrano nel tentativo di far sopravvivere una tradizione che rischia sempre più di scomparire. Con questa motivazione la giuria tecnica, in aggiunta al giudizio della giuria popolare, ha deciso di assegnare il campanile d'oro, decretando film vincitore della terza edizione del festival internazionale dedicato alle devozioni popolari Sacre Scene, conclusosi domenica ad Ardesio, a Il profumo dei fiori di carta, realizzato da Emilio Corbari. Quindi ringrazio l'organizzazione, ringrazio Beppe Cariotti che film che hanno prodotto il film. 17, ricordiamo, sono stati i film esaminati, su 70 provenienti da ogni parte del mondo. Due le menzioni speciali della giuria tecnica al documentario Libera Nossa Malo di Luigi Ferraiuolo, che rappresenta un rito secolare che si ripete a Macerata Campana. Campanile d'argento per il premio ufficiale. E il documentario Avatara di Nada Varella, che porta ad esplorare il rapporto tra vita e religione in una remota valle himalayana. Ai due film segnalati è andato il campanile d'argento. Special movie, thank you.